Ragazzi, è arrivato il momento. Quello che tutti aspettavamo, anche io, insomma, compreso io. Qua abbiamo Lilia, va bene, sì. Comunque, siamo qua davanti a Solgaleo, dobbiamo catturarlo. Salve a tutti amici attrezzanti e ben ritornati in questo nuovissimo video. Sono Mr. Electric ed oggi eccoci qui, nella parte 41 di Pokémon Sole. Quest'oggi andremo a catturare Solgaleo e fare dell'altro, insomma, quello che si celerà dopo Solgaleo. Penso che sarà una cattura molto 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 lunga, in quanto il catch rate di Solgaleo è abbastanza basso, ma proveremo a catturarlo senza la Master Ball. Ok, allora ho messo Raichu in modo tale da paralizzarlo e fargli un bel po' di danno. Abbiamo delle Pokéball, sì. Ragazzi, andiamo. Lalio! Ah, così la sfida, con Lilia dietro. È bellissima. Non li. Cioè, vabbè, sì. La sfida intendo. Bella. A 55, ok. Allora iniziamo a fare elettrococcola. In quanto elettrococcola, oltre a far danno, paralizza. E l'ho preferita rispetto a Tuononda. Allora, mi abbiamo fatto un bel po' di danno. Non. Oh, perfetto. Però avrei voluto provare prima di tutto con una Velox Ball. Beh, ovviamente. Ovviamente, ovviamente. Sgranocchio, aia. Ciao Raichu, è stato bello conoscerti. Ovviamente mandiamo in campo un altro Pokémon, non sia mai. Commo, tu potresti fare poco danno. Se io usassi Drago Artigli non dovrei ucciderti, perché sei psicoacciaio, cioè non dovrei farti niente. Infatti non ti ho fatto proprio niente. Ok, Cosmo Forza va bene. Allora, vediamo un po' come possiamo agire. Io vado di Drago Artigli. Tanto poco danno gli facciamo. E va più che bene. Ok, paralizzato, perfetto. Se uso stramontante penso che vada giù. Quindi usiamo ancora Drago Artigli. Perché è di tipo acciaio. Ancora paralizzato, ottimo. Appena arriva a vita gialla proviamo a buttargli un'altra Pokéball. Astrocarica, la sua mossa Z, cioè la sua mossa peculiare, insomma. Allora, ovviamente mi pare che è di tipo acciaio. Quindi non va giù. Infatti non va giù. Ok, perfetto. Noi usiamo ancora Drago Artigli. Vediamo un po' di fargli un bel po' di danni. Dai, vita gialla. Sgranocchio. Ok, ciao. No, ciao, no, giusto, giusto, giusto. Ok, va bene. Ciao, 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 ciao. Avrei dovuto comprare delle Timer Ball, perché mi sarebbero state davvero utili. Proviamo con la Pokéball. So che sto facendola. Uno. Due. Oh, ma no, ci stavo sperando. Te lo giuro, grande Lycanroc. Allora, riproviamo con un'altra Pokéball, altrimenti andiamo con la Mega Ball, con l'Ultra Ball e così via. No, raga, non ci credo! No, raga! No, è fuggito! No, io pensavo. No, io pensavo andasse per forza la cattura. E non ho salvato, cioè non salvo dalla lotta del Kauna, dell'ultimo. Come si chiama? Dell'ultimo capitano, insomma. Allora, vediamo se serve l'Ultra Ball. Ne ho solamente 8. Però penso di riuscirci. Niente. Niente. Niente, è veramente, veramente complicato. Allora, non ci fa niente. Ok. Però, no, idropompa va giù proprio. Va proprio giù. Allora, vediamo un poco. Ultra Ball. Uno. Due. Tre. No! Cavolo! Allora, provo a usare un'altra Ultra Ball. Uno, due, tre. Boom! Preso! Dopo 6 minuti con la Ultra Ball, io vo vorrei averlo catturato con la Pokéball. Però non si può avere tutto nella vita. Raga, abbiamo catturato Solgaleo con l'Ultra Ball e non con la Master Ball. Sono felice. Ok, ecco qua. Se vedete che è tipo tutto quanto strano, è perché, insomma, è leggendario. Solgaleo, anzi, Nebulino. D'ora in poi sarà Mr. Electric a prendersi cura di te. Sarà il tuo allenatore, la tua nuova famiglia.
Non sono stato in grado di aiutarti, ma sono felice di averti portato via con me quella volta. Ora partirai per un nuovo viaggio con Mr. Etric alla scoperta del mondo. Lotterai contro Pokémon potenti e allenatori formidabili, facendo fiorire tutto il tuo talento. Accanto a Mr. Etric vivrai esperienze entusiasmanti e compirai imprese eccezionali. Mr. Etric, abbine cura. Sono sicura che saprai come fargli esprimere tutto il suo potenziale. Io resterò accanto a mia madre, io sono preoccupata per lei. Ok, quindi abbiamo catturato Solgaleo. Molto, 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 molto bene. Nebulino, mi raccomando, comportati bene. E non cercare di sgattaiolare fuori dalla Pokéball a ogni occasione, come facevi sempre, con la mia borsa. E, ora che sei più forte, cerca di fare attenzione. Controlla la tua potenza per evitare che qualcuno si faccia male, intesi? E non sparire all'improvviso in qualche altra dimensione, altrimenti Mr. Electric si preoccuperà. Bella sta scena. Davvero bella. Bene. Adesso devo proprio andare. Alola! Dai, sto saluto così, così privo di emozione. Raga, davvero, davvero bello. Ok, vediamo un poco. Allora raga, non capite, io stavo per perdere 3 video di registrazione. Nel senso che non ho salvato, vi ho detto, non salvo da prima della lotta contro il capitano. Quindi avrei dovuto rifare tutto da capo. E ho saltato quest'ultimo pezzettino. Quindi, cioè quest'ultimo pezzettino, il pezzettino prima di questo qua, insomma. Arrivare fin qui è sempre una faticaccia. Però ne è valsa la pena. Ne ho proprio visti di belle. Comunque, ho un messaggio da parte di Kukui. Dopo aver completato tutte le isole e le grandi prove del giro delle isole, è prevista un'ultima sfida, la prova più difficile di tutte. Fino all'anno scorso si tratteneva una cerimonia in cui bisognava sconfiggere i 4K1. Da quest'anno però le cose sono un po' diverse. Infatti adesso abbiamo una Lega Pokémon anche qui ad Alola. Oh, quindi la Lega Pokémon è vicino. Perciò ragazzino, fammi il favore di venire a Ula Ula, ai piedi del Monte Lanakila, ok? È presente, vero? Al villaggio Tapu, dove c'erano quegli operai al lavoro. È tutto pronto, il professore ti aspetta. Se ti va, ti posso anche accompagnare, che dici? Certamente, che me lo dici pure. Che ci vado da solo. Bene, in due la strada sembrerà più breve. Ragazzi, good, good, good. Quindi, raga, penso che due, tre parti e finiamo il let's play. Ottimo così. Villaggio Tapu, eccolo qua. Sì, perché lì c'erano gli operai che ci dicevano, no, guarda qua, non puoi entrare perché, insomma, c'è la lega da fare. Sulla cima del Monte Lanakila c'è la Lega Pokémon. Ma quindi questa è la Lega Pokémon? Tu vuoi vedere che qui inizia la Lega Pokémon? Perché se è così, non ora ovviamente. Ok, Monte Lanakila. Vai, vai. Penso che il Monte Lanakila sia la via vittoria a questo punto. Ciao Eridio. Ti aspettavo. Volevo ringraziarti per aver aiutato Lilia e nostra madre. Conosco solo un modo per farlo come si deve. Sfidarti a una lotta Pokémon. Ti mostrerò tutta la potenza di cui siamo capaci, sfruttando appieno il potere del cerchio Z che mi ha dato quel tipo. Ah, va bene, mi scusi signori video. Va bene, quindi mi sa che faremo questo nella parte. In questa parte. Cioè non andremo a fare il Monte Lanakila. Ottimo. Va bene, meglio di niente. Oh, salve Crobat. Allora, Raichu, perfetto. Perfetto, cioè non lo sapevo che mi sfidava, ve lo giuro. Ve lo giuro su chi volete. E poi avevo messo Raichu prima per Solgaleo. Vai, 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 vai. Veleno croce. Ok, va bene. Fa abbastanza male. Vai, ciao Crobat, ciao Crobat. Livello 52, ciao Crobat. Andiamo il prossimo. Manda Silvallae. Attenzione, di tipo normale. Cambiamo Pokémon e mettiamo Commo con Stramontante. Ma salve, ma salve signor Silvallae. Allora, usiamo Stramontante, ovviamente è ancora a livello molto basso. Triartigli, quello che è. Ovviamente prima della Lega lo allenerò un bel po'. Ok, non è di tipo normale, di che tipo è? Usiamo Clamor Squam, vediamo un po'. Triartigli, penso sia di tipo erba, a quanto vedo. Ok, intanto questa è la mossa peculiare. E ci diminuisce la difesa, esattamente. Cambiamo Pokémon, giusto per fargli prendere qualche punto esperienza. È di tipo erba, quindi magari proviamo a, insomma, cambiare un po'. Penso sia di tipo erba, non ne sono sicuro.
Sì, esattamente, era di tipo erba. O coleottero, uno dei due, insomma. Ok, con Mo riceve abbastanza punti esperienza. Prossimo è Weavile, ghiaccio buio. Tipo ghiaccio buio, cambiamo Pokémon e mettiamo in campo con Mo con Stramontante. Perché il tipo buio è super efficace. Anche se però abbiamo fatto una mezza bagianata, in quanto Weavile è di tipo ghiaccio e io sono di tipo drago. Però va bene. Pressione. Ah, ok, fa pressione, va bene. Usiamo Stramontante. Gelo scheggia, fa male. Fa male, fa tanto male. Fa tanto male, fidatevi. Usiamo Stramontante. Ciao, ciao Weavile. Bravissimo, il primo Pokémon sconfitto da Commo. Grandissimo. Perfetto, livello 47 per il nostro carissimo Commo. Altri 13 livelli e sta pari dei nostri altri compagni. Mandi in campo Lucario, cambiamo Pokémon e mettiamo in campo Toucannon, ovviamente. Se ci fai una mossa fisica verrei bruciato. No, cavolo, è stato intelligente. Forza sfera di tipo lotta, non dovrebbe farci niente. Ok, per favore vai Toucannon, vai Toucannon, vai che lo sciotti. Vai che lo sciotti. Bravissimo Toucannon, bravo, bravo, bravo. Perfetto, Toucannon ha sconfitto il Lucario nemico, primarina 62. Ottimo così, mi dispiace Ridio, davvero. Un'ottima squadra. Si vede che sei un allenatore fuori dal comune, come lo sono state le tue avventure. Lilia ora si sta prendendo cura di nostra madre e mi ha chiesto di riferirti un messaggio. Vuole che tu sappia che per lei sei il migliore allenatore del mondo. Addirittura. Prendi, è un regalo per te da parte sua. Elisir Max, va bene, grazie. Meglio di niente. Anche Au non è niente male, devo dire. Avete fatto entrambi i passi da gigante e io non posso certo essere da meno. Bravissimo Ridio. Io e te non siamo grandi amici, ma voglio che tu sappia che non ti considero nemmeno mio nemico. Ora devo andare, mi raccomando, sempre in gamba. Ah, quindi è il nostro amico normale, insomma. Un conoscente, un amico? Un amico abbastanza stretto? Ragazzi, cosa dire, io spero vivamente che questa parte di Pokémon Sole vi sia piaciuta. Se così è stato, sapete cosa fare, insomma. Intanto perché comunque devo catturare tutto il Galeo e abbiamo sconfitto Iridio, penso per l'ultima volta. Nella prossima parte, se tutto va bene, faremo la Via Vittoria. Perché sì, è il Monte Lanakila. Se è breve, iniziamo a sfidare i Super 4. Se è abbastanza lunga, lasciamo la parte. Comunque, fra meno di 5 parti è finito appunto il Let's Play. Ragazzi, cosa dire? Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate tantissimi pollici in su, commentate, condividete. Ci rivediamo in un prossimo video. Qui da Mr. X-Trick è tutto e arrivederci.